Io sono Jesus, oggi ci riprende con Mega Man Star Force 2 Zero Kerix Ninja. Non mi andava l'invio. Benissimo, continuo. Ok. Non mi si sono sminchiati i tasti, vero? No, sono quelli giusti, fantastico. Ok, oggi mi sono divertito un sacco insieme a te. E domani ci divertiremo ancora di più, Gio. Ok, l'ultima volta, se non sbaglio, è successo un casino al museo. E tra parentesi, Mega ha mangiato il manfo. Seriamente, Mega ha mangiato il reperto più bello del museo. Che, ok, ma hanno un potere particolare, ma vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Oddio, c'è Copper! Signor Copper! Mi sono precipitato qui non appena mi hanno chiamato. Al museo stavano succedendo un sacco di cose illegali. Sì, ma ora sembra tutto sistemato. Cosa? È stato Mega Man? Sì, così pare. Beh, mi fa piacere che la legalità sia stata ripristinata. Dal quartier generale mi avevano parlato di strani buchi neri che comparivano dal nulla. Poi tutti i reperti sono scomparsi uno dopo l'altro. Come se fossero stati risucchiati da qualcosa. Risucchiati? Sì, pare sia stata opera di una forza soprannaturale. O almeno così si diceva tempo fa quando la gente spariva misteriosamente. Di recente abbiamo avuto i fantasmi, l'abominevole uomo delle nevi. Tutte cose di poco incredibili, secondo me. È solo una sensazione, ma credo che tutti questi strani incidenti siano legati. Comunque devo ancora perlustrare il museo in cerca di indizi. Ora scusami, ragazzo. What? Ho ricevuto un'email. Guardiamo l'email. SS, brucia, brucia, qualcuno mi aiuti! Ho iniziato a bruciare all'improvviso. Qualcuno mi aiuti! Brucia, brucia! Se qualcuno riceverà questa email, vi prego, aiutatemi! Mi trovo a... Se venite all'insegna del navigatore di Las Ondas, mi vedete sicuro. Brucia, brucia! Chiunque abbia inviato questa email deve essere in guai seri. Cosa intendi fare? Las Ondas è qui a due passi. Andiamo a controllare. Oh, sei tu? Brucia, brucia, brucia! Verrai incenerito! Cosa succede? Il mio corpo ha iniziato a bruciare! Brucia, brucia, brucia! È successo così di colpo? Non sai qual è la causa? Io cosa ne so? Ero qui a guardare come al solito? A guardare cosa? Guardavo quei due ragazzi. Ehi, che fosse un appuntamento galante? Cosa? Sì, era un appuntamento. Ecco perché mi sono scaldato tanto. Erano molto focosi. Due ragazzi, eh? Forse stavo guardando te e Sonia, ragazzo. Siete voi la causa dei suoi bollenti spiriti. Stai scherzando? Brucia, brucia, brucia! Devi aiutarmi, ho bisogno di un corpo freddo. Un corpo freddo? Corpo freddo è il nome di un'abilità da professionisti. Di solito la usano gli arsi dei condizionatori o dei frigoriferi. Ma è l'unica cosa che potrebbe dare a sollievo al mio corpo incandescente. Dove posso trovarlo? C'è un arsi che vende corpo freddo nel mondo delle onde del vecchio binocolo. Puoi trovare il vecchio binocolo nella zona torre IFL1. Ho capito, vado e torno. Siete stati tu e Sonia a scaldarlo così tanto. Quindi aspettate a risolvere la situazione. Non sono delle idee, evidentemente. Neanche io sarei delle idee, effettivamente. Questa torre IFL1, adesso bisogna trovare il vecchio binocolo, tipo questo magari. Questo binocolo a monete è vecchio, ma grazie alle onde è impossibile vederle molto lontano. Oh, le lenti sono un po' sporche. Squish, squish. Ehi, il binocolo emette numerose onde telescopiche. Ok, quindi il binocolo evidentemente andava esaminato prima. Se no, erano cavoli amari, perché non riuscivo a entrare nel... Mettimi in carto, su. Non riuscivo a entrare nel mondo delle onde. Sì, voglio accedere. Sì. Ok, tra parentesi, ragazzi, non sapete quanto mi è mancato Mega Man Star Force. Perché io ho fatto l'ultimo episodio circa 3 settimane fa. Core Fred si può vestire Anna, sì. Beh, è piuttosto prezioso. Non è neanche in vendita. Quindi non posso dartela così. C'è un Ask sul riscaldato e ne ho assolutamente bisogno. Lo aiuterebbe molto. Oh, davvero? Non mi stai mentendo solo per la mia abilità? Core Fred? No! Interessante. La mia forza legame è molto alta. Beh, io e Sonia Storm siamo diventati brother, quindi immagino sia aumentato un po'. Dici? Beh, allora mi hai convinto. Eccoti, prendi. Davvero? Posso averla? Le persone con un'alta forza legame sono degne di fiducia, sempre e comunque. Mega Man ottiene corpo freddo, però ricorda che questa abilità è solo per i veri professionisti. Se non sai usarla potresti diventare un blocco di ghiaccio. Ho capito, grazie. Ok, evitiamo di diventare un ghiacciolo umano. Anzi, un ghiacciolo semi-umano, perché sono metà composto da onde. E andiamo a consegnare questa all'Hertz. Dai che ce la faccio. Sì, brucia. Eccomi qui, l'ho trovato. Mega Man ha dato Corp Fred all'Hertz. Va meglio? Ah, che sollievo, che frescura. Ah, sì, decisamente meglio. Bene, grazie. Un momento, e adesso cosa c'è?
Tu sei Mega Man, vero? Sei proprio tu, sono un tuo ammiratore. Ammiratore? Sì, sei famoso anche nel mondo delle onde. Sei un vero eroe. Sono così felice di averti conosciuto. Il mio corpo si sta scaldando di nuovo. Vuoi farmi l'autografo? Mi dispiace, non faccio autografi. Bene, ora devo andare a casa. Ok, andiamo a casa. Ed eccoci a casa. Sto preparando spaghetti con le polpette, il tuo piatto preferito. Sarà una cenata coi fiocchi, vedrai. Ok, pensavo che avesse qualcosa da dire, invece niente. Quindi andiamo pure a sonnicchiare. Andare a dormire? Sì. Vuoi salvare? Salva. Mi sono sì dati? Sì. Salta giù, spegni la console. Ok. Tuo corpo. Ah, dammi tuo corpo. Chi parla così decisamente non sa l'italiano. Ah. Cos'era quella voce? È stato un sogno. Ah, Mega, stai bene? Dov'è finito il mio visualizer? Trovato. Uai, si illumina d'immenso. Mega! Sto bene. Cosa ti è successo? Mi sembrava di aver sentito una voce. E poi ho avuto la sensazione di bruciare. Una voce? L'ho sentita anch'io. Cosa può essere stato? Grande Vega. Cosa c'è, Hyde? C'è una cosa che mi preoccupa. Riguarda il Manfo? Non temere, solo me lo porterà presto. Lui è molto potente. Non metto in dubbio il suo potere. La cosa che mi preoccupa è un'altra. Solo lavora con noi, ma non ha abbracciato la nostra causa. E come avete detto, è molto potente. Quindi perché dovrebbe prendere ordini da voi? Non hai ancora capito una cosa. L'obiettivo di solo... Il suo obiettivo? Fortunatamente il mio obiettivo coincide con il suo. Ma se cercasse di ristabilire la... Sì, lui sogna di riuscirci un giorno. Per lui è un'autentica ossessione. Un'ossessione che lo isola da tutti, a tal punto che può lavorare unicamente da solo. Scusate se lo dico, ma non mi fido di lui. Basta così. Eseguirà i miei ordini finché non avrà raggiunto il suo scopo. Solo. Portami quel manfo. Ultime notizie! Sono in TV. Il misterioso eroe in blu è tornato di nuovo in azione. Questa volta in un negozio di Equinet. E nel museo di Las Ondas. Ecco una persona salvata dall'eroe. Quel tizio in blu è un vero super eroe. Siamo i migliori. Che imbarazzo. Non ti sei ancora abituato a essere considerato un eroe? No, io... Ecco... Non puoi mentirmi, ragazzo. Te lo leggo in faccia che ti piace essere un eroe. In effetti non è una brutta sensazione. Oh, quasi dimenticavo. Hai fatto una promessa alla tua ragazza? Non è la mia ragazza. E non ho scordato la promessa. Ho già chiamato tutti. Scommetto che ci stanno aspettando. Ci siamo dati appuntamento al parco. Immagino che mi incontrerò con Sonia e gli altri, a quanto pare. Però... Beh, salviamo fine episodio, dai. Cosa può andare storto? Cheat. Questa me la segno. Non sono ancora qui. Non lo so, amico. C'è solo! L'ho sentito in TV. È un tipo vestito di blu. È venuto a salvarti. Chi è? Ti ho già detto che non lo so, amico. Dimmi dove posso trovarlo. Non lo so. Arriva ad aiutare le persone in difficoltà. Davvero? Quando qualcuno è nei guai, lui arriva sempre? Ok. Sta decisamente tramando qualcosa. Ehi! È un nostro ammiratore. Se solo sapesse quanto è vicino a Mega Man. L'ho già visto da qualche parte. Ah, sì, ora ricordo, al Monte Grizzly. L'avevo incontrato all'hotel. Hai ragione, ragazzo. Perché sta cercando Mega Man? Chissà. Pochi minuti dopo. Ehi, ragazzi! Sonia, che piacere rivederti! Ci ho sempre pensato, anche quando avevi smesso di cantare. Ti sei già scordato di Amy? Comunque, sono io il suo principale ammiratore. Non sai quanto mi ha reso felice sapere che sei tornata a cantare. Mi sono venute le lacrime agli occhi. Un po' esagerato, non credi? No, non per te. Siamo tuoi fan. Così mi fate arrossire. Grazie. Sei la numero uno, Sonia. Perché qualcuno mi stia guardando storto. Tipo Prez.
o Luna, la chiamano Prezzo Luna qua, sapete che non mi ricordo. È tempo che non ti vediamo da queste parti, forse eri troppo impegnata a ricominciare la tua carriera. Già, ma penso faccia bene a cambiare aria, ogni tanto. Ho bisogno di uscire e incontrare gli amici, e prendere una boccata d'aria fresca mi aiuta a trovare l'ispirazione. Ieri sono andata alla Sondas. Wow, la Sondas! Sei andata da sola? No, sono andata insieme a Geo. Geo? È vero, Geo? Sì, non è giusto. Sì, dovevi invitare anche noi. Perché mi sto scaldando così tanto per una cosa del genere? Ma cosa? Ah! I buchi neri! Mi sta risucchiando! Di nuovo qui! Ah! Aiuto! Sono gli stessi buchi neri del museo, cosa ci fanno qui? Cosa cavolo sono? La zecchia non mi è di aiuto. Non sono altri Emmy, vero? Forse dovremmo andarcene da qui. Va tutto bene, qui c'è qualcuno che ci proteggerà. Ah sì? Oh giusto, abbiamo Megaman. Sì, Megaman ci salverà. Non so se riuscirò a fare qualcosa. Coraggio, Geo. Tutti pensano che Megaman sia un grande eroe. Ok, ok, vedrò cosa posso fare. Sapevo che potevamo contare su di te. Stai cercando di fare il duro, ragazzo? Tutti si aspettano che faccia qualcosa, quindi non posso deluderli. Già, non è facile essere un eroe, ragazzo. Geo, devo... No, resta qui, Sonia. Me la caverò da solo. Ah, che se poteva fare il camion da M. Ma ragazzi, per questo episodio direi che possiamo concludere qua. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e nel prossimo episodio andiamo più a fondo dei buchi neri. Quindi, bella ragazzi!